Il meglio della coralità italiana torna in città. Dal 4 al 6 novembre Arezzo ospiterà il concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo, giunto alla sua 39esima edizione con un seguito sempre crescente da parte di pubblico e appassionati del settore e non solo. Quando si fa il collegamento fra Arezzo e musica, la prima cosa viene in mente il polifonico, perché è il concorso corale più longevo d'Italia. Ricco il programma che per il primo weekend di novembre accoglierà ben 7 cori in concorso provenienti da diverse regioni italiane, una giuria di professionisti di altissimo livello e vedrà inoltre l'esame finale della prestigiosa scuola superiore per direttori di coro Guido d'Arezzo. La manifestazione si svolgerà sia in fondazione alla chiesa di San Michele e per la prima volta anche alla Casa della Musica di Arezzo. Mi sento di dire siamo in grande vitalità, quindi che dire, tra l'altro poi quando si concluderà il concorso inizierà la scuola per direttori di coro e quindi da questo punto di vista inizia un nuovo anno a tutti gli effetti. Poi c'è una novità che ci ha spiegato il direttore artistico, due cori faranno due programmi diversi, quindi i cori sono 7 ma le esibizioni sono 9. E devo dire che questo concorso nazionale che noi abbiamo ribattezzato a suo tempo il Polifonico d'Inverno è molto importante, perché ci permette di tastare il polso alla coralità italiana che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante.